Radio Studio 95, Tacalabria e Telemerito presentano Tacalabria Sport. Tutto sul calcio calabrese, news, approfondimenti e altro. In studio Francesco Iriti, diretta radiofonica su Studio 95 e Telemerito, canale 632 del digitale terrestre. Rimani in questo abbraccio, vieni a prenderci la pioggia. Ben ritrovati qui con Tacalabria Sport per la seconda puntata del nostro programma interamente dedicato allo sport in generale. È stata una settimana intensa sotto il punto di vista dei vari eventi sportivi e non solo. In studio abbiamo avuto vari ospiti, abbiamo parlato di basket, abbiamo parlato di calcio, con i vari interventi che a breve verranno anche spiegati, perché ricordiamoci che Tacalabria Sport è un'esclusiva di www.tacalabria.it, in diretta su Telemerito, Radio Studio 95, sulle dirette streaming anche su www.tacalabria.it, Radio Studio 95.it e sui siti partner e siti amici, che sono gioiasport.com, strettoweb.com, Passaporto per l'Europa, e speriamo che nel prossimo futuro ci saranno anche altre importanti novità e tante persone che vorranno seguirci e interagire con noi e soprattutto avere la possibilità di divertirsi, perché noi lo ripetiamo sempre, lo diremo da qui finché saremo davanti a questi teleschermi, saremo sempre qui a divertirci, perché per noi lo sport è soprattutto puro divertimento. Lasciamo da parte quelli che sono i personalismi e le lotte che vanno al di là del campo, perché l'importante, ricordiamolo ancora, divertirci. In studio con me, la presente ormai la quota rosa del nostro giornale in Tacalabria, Maria Cristina Condello. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati al nostro secondo appuntamento qui con Tacalabria Sport. Vedi Cristina, rispetto all'altra volta abbiamo fatto già la prima modifica, l'altra volta eravamo tutti in blu. Stasera il giallo canarino con questo smile. Vedi già il bello della diretta. Cristina, ritorniamo. Buonasera, buonasera, risaluto tutti perché Francesco si è dimenticato di alzarmi l'audio. Vabbè, succede, dai, diciamo che non vogliamo personalismi e poi sono il primo a fare queste cose. Come va Cristina? Tutto bene, stasera in giallo canarino. Sì, proprio lo smile. Con lo smile. Per mettere un pochettino di allegria, soprattutto quello che è successo nello sport, non solo nello sport, ricordiamo anche che a livello nazionale c'è stata questa grossa tragedia a Lampedusa, sì. C'è stato anche un minuto di silenzio sui campi, anche qualcuno che stupidamente ha fischiato, però l'Italia diciamo, è fatta di tante teste e non tutte possono essere diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda. Cristina, ricordiamo ai nostri radio e telespettatori come possono fare per interagire con noi, perché noi siamo in un programma in diretta, abbiamo visto già il primo errore che ho compiuto, quindi se non dicono che poi facciamo sempre le cose perfettamente, è il bello della diretta. Come dici tu, è il bello della diretta. Il bello della diretta. Come possono interagire con noi le persone? Possono chiamarci allo 0965 781502, oppure possono inviarci degli sms al 349 12 94 525. Inoltre siamo sia su Facebook che su Twitter, quindi possono interagire con noi anche tramite i social network. Quali sono le novità? Allora, una delle novità di questa sera, perché noi siamo work in progress. Mamma che inglese è l'unica parola forse che so. Praticamente stasera, oltre ad avere ospiti in studio e anche con voi che speriamo vogliate interagire in diretta, siamo già con lo streaming della partita Crotone-Regina, che viene fatto lo streaming scritto naturalmente da parte del nostro inviato Francesco Guarnaccia, che salutiamo, quindi sul sito www.tacalabria.it potrete avere già quelle che sono le probabili formazioni di questa sfida molto importante, questo derby calabrese di Serie B, derby importante soprattutto per quanto riguarda la Regina Calcio sul fronte del capitolo mister, con Azzorri che stasera, in caso non dovesse ottenere un'importante vittoria, potrebbe diciamo salutare Reggio Calabria. Quindi seguiteci sul sito tacalabria.it, non soltanto con lo streaming che lo vediamo, perché noi siamo interagiamo e vedo è bello, è già iniziata comunque, è bello però vedersi Cristina, sì, dai, sì, ci vediamo in diretta noi. È bello questo, eh. C'era anche qualche notizia Cristina, non soltanto di sport, se non sì vale. Questa sera non parliamo solo di sport ma anche di iniziative che si terranno a Merito di Porto Salvo nei prossimi giorni. Infatti tornerà la mela dell'AISM
il 12 e il 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 20 a Melito di Portosalvo sul corso Garibaldi, accanto all'agenzia Once Events e Wedding Planner, ci sarà anche il gruppo di bersaglieri che aiuteranno AISM per la vendita dei sacchetti delle mele. Ricordiamo anche l'organizzatrice dell'evento, che è Maria Assunta Crea, e invitiamo tutti a partecipare a questa importante iniziativa solidale. Inoltre vorrei ricordare anche un altro appuntamento che si terrà sempre nei giorni 12 e 13 ottobre, che è un ciclamino per vincere la fibrosi cistica. In occasione infatti dell'undicesima campagna nazionale per la ricerca sulla fibrosi cistica, che è iniziata già il 6 ottobre e finirà il giorno 27, la delegazione fibrosi cistica di Reggio Calabria, guidata da Antonino Moscato, aderisce all'iniziativa nazionale e anche a Merito di Portosalvo ci sarà una... un banchetto dove poter acquistare la pianta del ciclamino, appunto per la fibrosi cistica. Quindi due importanti appuntamenti, non sportivi, però verso le persone che hanno bisogno. Quindi questi eventi, ricordiamoli, non saranno soltanto a Merito Portosalvo, paese appunto dal quale trasmettiamo, ricordiamo siamo su Telemerito e su Radio Studio 95, ma sono eventi che avvengono e si verificano in tutte le parti dell'Italia e soprattutto della Calabria, della provincia di Reggio Calabria. Quindi per dare una mano alle persone che hanno veramente bisogno, quindi in questo caso abbiamo l'AISM e la fibrosi cistica, recatevi presso i punti vendita di Merito Portosalvo, se siete a Merito, o sugli altri punti vendita che troverete nei siti appositi, e fate questo gesto di solidarietà verso le persone che hanno bisogno. Cristina, che settimana è stata dal punto di vista sportivo? Visto l'altra settimana scorsa c'era Clementina, che mi ricordo, Tripodi del CSI Reggio Calabria, incitava a fare sport. Sei riuscita questa settimana a fare sport? No, ancora no. Ha lanciato ancora, soltanto vasi. Non ho avuto il tempo, non ho avuto ancora il tempo per decidere, però lo farò, prima o poi lo farò. Infatti stiamo per creare sarai un la prima persona, in modo sì, scherzoso. Sì. Però. Sarai la prima persona al quale dirò, svelerò questo segreto, diciamo... Della mia tutti passione. Attendiamo, magari faremo uno scoop in Tagalabria e non solo. Probabile che lo diremo anche in diretta, vediamo. Mi preme fare prima di tutto un saluto a due, e un in bocca al lupo per una pronta guarigione, a due grandi giocatori, Rashid della Villese e soprattutto Cosimo Saviano del Bocale, che hanno avuto dei rispettivi infortuni giocando a calcio. Oggi ho sentito appunto il presidente del Bocale, che era a Palermo insieme a Saviano, ricordiamo, ieri in uno scontro di gioco contro il Roccella ha subito una frattura allo zigomo e dovrà essere operato presso l'ospedale appunto di Palermo. A lui e a tutta la squadra, anche a Rashid e alla Villese, ricordiamo, sono due grandi attaccanti questi due uomini non soltanto sul terreno di gioco ma anche fuori dal rettangolo. Quindi a loro vanno gli auguri da parte dello staff di Intacalabria, di tutti noi e me personalmente, per una pronta guarigione. Ricordiamo ancora che latitano i messaggi, che possono sempre interagire con noi al 349 12 94 525 oppure tramite chiamata al 0965 78 1502. Siamo anche siamo sulla nostra fanpage di Facebook, trovate intacalabria.it, o su Twitter, già stanno arrivando i primi commenti e le persone e le varie condivisioni appunto sulla nostra fanpage. Seguiteci, ricordiamo siamo anche in diretta su geosport.com e Passaporto per l'Europa, che questa sera, ricordiamolo, inizierà. Passaporto per l'Europa questa sera ha il debutto ufficiale. Saluto le persone che hanno partecipato, sono ben, ora devo leggerle perché non me le ricordo tutte, sono ben 23 le società che hanno aderito a questo progetto. È arrivata alla quinta edizione. Questa sera presso il terreno di gioco dell'Interreggio Village di Reggio Calabria c'è stato il calcio d'inizio, siamo in contemporanea anche con loro. Saluto il presidente Praticò e la vicepresidentessa, visto che è donna, ci sono anche le quote rosa, anche il Passaporto dell'Europa, vicepresidentessa Barrile. Allora in bocca al lupo, ricordiamo sono 23 le squadre divise in due divisioni. Prima divisione, sono, li leggiamo velocemente, New Tax e Passaporto per l'Europa, Protagonisti, Metropolitan, All Black, Via Cutrupi, Il Resto del Mondo, Pizza Roma, I Jokers, Blef, Pasta Macheda, numero 1 e Geometri, mentre seconda divisione sono Igo e Bravi Ragazzi, Gunners, Futsal Teorema, Planet Wind, Ravagnese, Il Rusticone, Pasticceria Dolce Sosta Maggiore, Sporting Reggio, Pit Team by Salumeria d'Andrea, Multiservice, Fratelli Fracomeni, Zona e Mai Una Gioia. Quindi in bocca al lupo anche a loro per l'inizio di questa nuova trasmissione. Leggo anche un messaggio personale, quindi ci saranno nelle prossime giornate anche importanti novità
da parte di questo torneo giunto alla quinta edizione, dove tutti gli aggiornamenti, marcatori, ammonizioni, tutto ciò che concerne questo torneo lo troverete poi sul loro sito, ricordiamo Passaporto per l'Europa, dove siamo in streaming in questo momento. È arrivato un messaggio, leggilo tu, perché sennò poi durante la settimana, Cristina, devi sapere che mi dicono, oltre ad essere brutto dovresti anche non parlare, quindi fai parlare più Cristina, leggilo tu. D'accordo, lo leggo io. Buonasera e complimenti per il programma, vorrei sapere se date i risultati delle tre categorie calabresi in diretta, Carmelo. Ora, delle tre categorie o della terza categoria? Ma no, io credo delle tre, prima, seconda e terza. Sì, Carmelo, rispondo io o rispondere tu? Ma beh, appena cominceranno comunque saremo al momento sono iniziata soltanto la prima categoria, e più tardi avremo anche un ospite in tal senso che ci parlerà della prima categoria. Per quanto riguarda la seconda e la terza ci saranno anche importanti novità. La seconda e la terza, ricordiamolo, che inizieranno a breve. Per la seconda sono usciti i calendari e più tardi parleremo anche di questo con un altro rappresentante, quindi Carmelo daremo anche i risultati, daremo anche ampio spazio a quelle che sono le categorie cosiddette minori e quelle, diciamo, che hanno bisogno di visibilità e dove soprattutto in questo caso si gioca, mi sono incespicato, per divertirsi. Dunque Francesco, ti blocco. Ahi, meno male, ho trovato qualcuno che mi blocca. Voglio leggere gli aggiornamenti che sta inserendo appunto il nostro collega sulla pagina di Tacalabria. Se vuoi me ne esco anche ai cartalifero. No, stai qui al mio fianco, così mi appoggi. Volevo appunto dire in diretta che ci sono stati già due primi calci d'angolo da parte della regina. Il primo all'ottavo minuto dopo un tiro fuori da Michelangelo e il secondo della regina sempre, che dove allontana la palla dall'area Torromino. Quindi il risultato ancora Crotone-Regina 0-0. Ora noi dopo questo inizio dovremmo avere anche un intervento telefonico, se dalla regia ci fanno segno. Intervento telefonico, niente, ecco, continuiamo Cristina. Niente, continuiamo. Continuiamo, appunto, allora, continuando, ci sono anche altre notizie che riguardano lo sport, sì. Non il calcio, perché come diciamo e come mi hanno più volte diciamo accusato, dice tu dici di non parlare soltanto di calcio, però il calcio, ricordiamolo, è lo sport più praticato, con più persone, è lo sport, diciamo, per antonomasia. Poi le persone che fanno altri tipi di sport sicuramente diranno che non è vero, però è lo sport, diciamo, che ha più praticanti. Però noi non parleremo soltanto di sport, ma come abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo parlato anche di basket. Abbiamo delle pillole, possiamo dirle così, sullo sport, quindi invitiamo tutti. Introduciamo anche un altro sport, che è quello del rugby. Non è che vuoi fare il rugby, c'è anche il rugby femminile. No, fa per me. Ti vedo troppo esile. No, per non questo. Fa per me. Dunque, il rugby Reggio Calabria, diciamo che comincia male il campionato della rugby Reggio Calabria, che al San Cristoforo viene sconfitta nettamente dalla Primavera a Roma con un passivo di 37 punti. Per gli ospiti 5 mete e 4 piazzati, per i reggini solo 2 calci di punizione nel primo tempo. Ok, è arrivata la telefonata, cioè, o meglio, il nostro collegamento. Ci siamo? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Fernando. Buonasera a voi. Come va, tutto bene? Tutto bene, grazie, buonasera, grazie dell'invito. Ricordiamo Fernando Rodolo di gioiasport.com. Esatto. Ti abbiamo disturbato, ma è l'appuntamento fisso con Gioia Sport, a quest'ora sicuramente staravi cenando. No, nessun problema. È stata una settimana dove la Serie D, che voi la seguite in quanto seguite molto la nuova Gioiese, è stata una settimana in cui sono stati alcuni scossoni in Serie D? Sì, è stato un turno un po' così variabile, è arrivata la prima sconfitta della Gioiese, anche quella del Montalto, molto fragorosa ad Agrigento, c'è stato questo derby campano davanti a quasi 6.000 spettatori a Torre Annunziata, il Savoia è riuscito a ribaltare lo 0-1 del primo tempo della Cavese e a vincere, quindi si può parlare ormai di fuga della formazione torrese, anche se voglio dire ci sono alcune squadre che sicuramente non molleranno, però da quello che si è capito in queste prime 6 giornate, io almeno questo è un mio pensiero, per carità opinabile,
io credo che il Savoia darà uno scarto notevole alla seconda in classifica. È di una categoria proprio superiore a giocatori tipo l'ex capitano della Nocerina, cioè giocava in Serie B quest'anno. Guarda Francesco, io penso che una squadra quando investe tantissimo e investe soprattutto bene a tutto non può nascondersi. Il campo tra l'altro io gli sta dando ragione, quindi evidentemente avranno fatto delle scelte di mercato molto azzeccate. Il budget di cifra che hanno speso a Torre Annunziata è considerevole, non so la cifra esatta, ma ritengo che molte migliaia lo immagineremo tutti. Se non arriviamo al milione di euro, poco ci manca, perché comunque la Serie D è un campionato molto dispendioso. Io credo che a Savoia comunque ci sono una piazza importante, poi fanno un incasso notevole al botteghino di domenica in domenica, considerando che hanno una media di spettatori che ritengo neanche la regina li faccia in Serie B. L'entusiasmo, quindi, la squadra è stata ben costruita, quindi sì, esatto, è proprio così. Per quanto riguarda la Gioiese, purtroppo ieri è andata male, però la Gioiese non ha demeritato. È stata una partita un po' balorda, nel senso che i Viola hanno sbloccato subito dopo 30 secondi il risultato con Condomitti, poi si sono fatti raggiungere dopo 3 minuti da un gol di Donisa, che è stato abile a sfruttare una difesa un po' alta della formazione di Mario del Torrione. Poi è stata una partita apertissima, la Batti Pagliese forte di un attacco importante, è riuscita a segnare la prima con Olcese, poi su calcio di rigore sempre con Olcese a portarsi sul 3-1, ma nonostante questo doppio vantaggio la Gioiese ha avuto tantissime occasioni per rientrare in partita, clamorosa quella di Pascu per accorciare le distanze quando ancora mancavano quasi 20 minuti alla fine della partita. Poi Annelli ha siglato a 5 minuti dalla fine il 2-3 e proprio sul finale, al 90esimo, c'è stata una ghiottissima occasione sui piedi di Alessandro Pirrotta che non l'ha sfruttata, però va bene, cioè voglio dire, non bisogna drammatizzare. La Batti Pagliese è una squadra che sicuramente non merita il piazzamento che occupa, ha vinto, onore alla Batti Pagliese, ma la nuova Gioiese esce secondo me con grandi, non esce sconfitta da questo incontro. Cioè ricordiamo che la nuova Gioiese, se non sbaglio, è al sesto posto, quindi un inizio scoppiettante, è stata la prima sconfitta dopo alcune giornate, quindi ci sono tutti. Sì, come dicono tutti, non bisogna guardare avanti, ma bisogna guardare indietro, e in questo senso è indispensabile, è fondamentale la partita di domenica con il Licata, a mio avviso, anche perché poi arriveranno delle partite contro avversari cosiddetti difficili, ci sarà la trasferta di Agrigento, poi si affronteranno, se non, adesso non c'ho presente il calendario davanti. Però diciamo, ci sono tutte le possibilità per fare bene. Ricordiamo che oltre alla Gioiese c'è stata la sconfitta del Montalto, che è stata la prima della stagione, c'è l'Interreggio che è al terzo posto, correggimi se sbaglio visto che tu la segui. L'Interreggio sta facendo secondo me un grande campionato. Quindi l'Interreggio, il presidente Pellicanò, che dopo la retrocessione ha rifatto praticamente la squadra. Naturalmente non è ai livelli del Savoia, perché il Savoia, ricordiamolo, è una spanna, più di una spanna sopra le altre, visto anche quello che hai detto tu che ha investito, però ci sono tutte le possibilità per fare bene. Poi c'è stato il pareggio importante del Rende e della Vibonese, quindi queste squadre calabresi che si trovano attualmente in fondo alla classifica, però hanno tutte le carte in regola per fare bene, quindi ci sarà da divertirsi, Fernando. Sì, io credo che sia un campionato molto molto interessante, la differenza con l'Eccellenza è notevole, me ne sono accorto ieri, è veramente, la Serie D è un altro campionato, andare in Serie D è gratificante per tutti, forse non tantissimo per un presidente di una società, perché comunque va incontro a tantissime spese enormi, quindi anche gli sponsor, tantissime spese, però per gli spettatori, per gli addetti ai lavori, ti posso garantire Francesco che è uno spettacolo completamente diverso. Io non me lo ricordavo
cioè Gioia Tauro, rifacciamo la Serie D dopo 19 anni e sono tantissimi anni, è trascorso un periodo veramente molto molto ampio. Quando eri giovane praticamente. Perfetto, ma poi era un'altra Serie D, questa è una Serie D completamente diversa da quella di 20 anni fa, però è una, c'è una differenza dell'eccellenza che non voglio neanche fermarmi perché è un mondo diverso. Fino a 3 anni fa la seguivo, 2 anni fa quando c'era Valle Cregani, quindi si nota la differenza. Ecco perché è importante mantenere la categoria, lo dovrebbero capire tutti gli imprenditori e soprattutto le autorità politiche istituzionali, che la Serie D è una vetrina fondamentale per una città, per Gioia Tauro in questo momento veramente l'unica vetrina che dà un grande impulso, un grande richiamo a tutta la città e anche all'economia in particolare. Fernando, noi ti ringraziamo anche Antonio Romano, no, stavo sbagliando, però sicuramente hai fatto un miscuglio tra Salvatore Gordiano e Antonio Romano, e ce ne vuole, diciamo, per chi non li conosce ce ne vuole, quindi Antonio Romano e Salvatore Gordiano, salutiamo gli amici di geosport.com, ricordiamo che siamo in diretta in streaming sul vostro tra l'altro avevo prima aperto il tablet e ho visto che c'è proprio la diretta in streaming su Gioia Sport. Sì, Gioia Sport, siamo partner, così la parola che usate, che vi piace a voi. Buona serata. Ciao. Cristina, c'è un aggiornamento che ci arriva in diretta, prima di fermarci, praticamente c'è stato un gol annullato al 21esimo a Dall'Oglio per fuorigioco, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ora ci fermiamo per un break musicale e ricordiamo il risultato che potete seguire live sul sito, il nostro sito intacalabria.it, Crotone 0, Regina 0, ci sentiamo tra poco, ci guardiamo anche tra poco. Tra pochi minuti. Sei la folla che affronta al volo, l'azzurro inseparabile del cielo. Sei l'ipotesi e la tesi, sei come un giacimento di sorrisi. Sei la signora degli anelli, sei nel teorema di Fermat. La quarta destra del Botticelli, sei nella statua della libertà. Sei nel mio cuore, sei nel mio cuore. Sei il saluto dalla nave, il cielo che si sporge dal temporale, la bambina con la bandierina quando passa il presidente della Cina. Sei la Madonna con annessi e connessi, l'edico diva dei miei giorni riflessi. Sei la risposta alla risposta non vera, che ognuno è solo nel cuore della sera. Sei nel mio cuore, sei nel mio cuore. Sei nel mio cuore, sei viva dentro l'infinitesimo, ricontato fino al millesimo, ultimo istante d'armonia, fino al respiro che mi soffoca, al sangue che briciola l'anima, sei nella vita mia. Sei la mia squadra che ha segnato un rigore, il dentista che mi salva un molare. Sei nei capelli di Beethoven, nelle trame indecifrabili di Jeffrey Deaver. Sei la tempesta dello Sturm und Drang, la pistola che non fa mai bang. La genialità del vento, l'addio di Casablanca nel tramonto. Sei nel mio cuore, sei nel mio cuore. Sei nel mio cuore, sei viva dentro l'infinitesimo, raccontato fino a
fino al millesimo, ultimo istante d'armonia. Sei tu il nome di questa musica, la mia penna che scrive libera la tristezza e la follia. Dalla luce nera, cose immancabili sul mio cammino, l'ultima cosa prima della sera, la prima cosa del mattino. Sei nel mio cuore, sei nel mio cuore, sei tu il mio cuore, sei tu il mio cuore. Sei nel mio cuore, sei tu il mio cuore, sei tu il mio cuore. Si ritorna qui con Ta Calabria Sport dopo questa prima pausa. Sì, ricordiamo che per chi si fosse collegato soltanto adesso è la seconda puntata di Ta Calabria Sport dagli studi di Telemerito e Radio Studio 95 in diretta streaming su www.ntacalabria.it, su radiostudio95.it e sui siti partner gioiasport.com, strettoweb.com e passaportoperleuropa.com. Ci eravamo lasciati alla fine della prima pausa con il risultato di Crotone Regina. Siamo live su Ntacalabria.it. Ricordiamo che sia il Crotone che la Regina stanno giocando il posticipo di Serie B. Il risultato è ancora sullo 0-0. In studio con me, sempre per chi si fosse collegato soltanto adesso, abbiamo Maria Cristina Condello e a breve presenteremo anche un ospite col quale parleremo delle importanti novità della squadra di cui è presidente. Cristina, ricordiamo anche come si può interagire con noi? Sì, possono chiamarci allo 0965 781 502 oppure possono inviarci gli sms al 349 12 94 525. Inoltre siamo in diretta? Siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo in diretta sui siti intacalabria.it, siamo su gioiasport.com, sul sito Passaporto per l'Europa. E anche siamo la nostra foto, la nostra bella faccia su Instagram. Ma non perdiamo tempo, andiamo a presentare quello che è l'ospite questa sera. Presentiamo quindi Rocco De Pietro, presidente del Futsal Melito di Calcia 11, perché ora dobbiamo fare delle piccole differenze. Buonasera a tutti. Dobbiamo fare delle piccole differenze, Rocco, uso questo, sì, se ci conosciamo, certo. Perché Futsal Melito è una grande società che racchiude varie discipline. Sì. Tu sei il presidente del calcio a 11, di cui ne parleremo, sì, ma ricordiamo che Futsal Melito è anche calcio a 5. C'è stato il debutto in Serie B contro l'Atletico Belvedere, una partita molto intensa che ha visto, ahimè, la sconfitta del Futsal Melito per 6-1, però si pagavano anche lo scotto appunto di un mese di preparazione sull'erbetta sintetica invece che sulle botteghelle, cioè sul parquet, a causa dei problemi logistici che ricordiamo, appunto la mancanza di un palazzetto dello sport a Melito Porto Salvo. Futsal Melito e anche calcio a 5 femminile, a breve inizierà il torneo FIGC, sono varie le attività, ma soffermiamoci questa sera in particolare sul calcio a 11. Da quest'anno è anche Juniores, infatti sono appena usciti i gironi del campionato che voi andrete a affrontare, che a breve anche leggeremo, dove voi vi presentate sia con la Juniores, dove sono 8 squadre, che col calcio a 11, prima squadra, seconda categoria, dopo un'annata. L'anno scorso il Futsal Melito calcio a 11 ha vinto i playoff ed ha avuto l'accesso direttamente in seconda categoria. Quali sono le emozioni che ancora ricordi di quella partita importante, quella partita contro la Propella, se non sbaglio, che ha sancito la vostra salita in seconda categoria? Ma guarda, l'emozione è legata a tutta la stagione, perché insomma in realtà abbiamo fatto un bellissimo campionato dove i ragazzi che sottolineo sono tutti ragazzi del posto, quindi insomma non abbiamo persone che vengono da fuori,
hanno fatto un campionato esemplare, insomma, alla fine siamo arrivati lì al photo finish col Ravagnese, la Propellaro anche. La Propellaro, insomma, abbiamo vinto i playoff contro la Propellaro in casa con un pubblico meraviglioso, insomma, il sostegno di un pubblico meraviglioso. È stata una bellissima esperienza, torno a ripetere, tutto l'intero campionato, quindi insomma l'emozione è legata all'intero campionato e non solo alla partita. Certo, chiaramente la partita con il Pellaro per i playoff ha avuto un sapore particolare, insomma, ecco. Poi non era facile ripartire in una piazza calda come Melito Portosalvo, che veniva dal fallimento della Valle Grecanica, 2 anni di Serie D, era scesa in eccellenza, la squadra è fallita, quindi rifare calcio a Melito, soprattutto dal punto di vista dei tifosi, era una scommessa. Voi l'avete vinta? Sì, è un po', sì, diciamo che in parte l'abbiamo vinta, insomma, speriamo quest'anno di migliorare dal punto di vista del pubblico, nel senso che l'anno scorso ci sono state delle partite dove l'affluenza è stata notevolissima, mentre altre partite dove insomma la gente un po' per i campionati vari di Serie A, Serie B, un po' perché siamo una società nuova, quindi insomma non ha avuto ancora il tempo di affezionarsi, diciamo così, a questa nuova struttura. Però ritengo che quest'anno miglioreremo senz'altro anche da questo punto di vista, insomma. Poi si passava dalla Serie D alla terza categoria, quindi è stato uno smacco. Cioè, non è stato uno smacco, almeno. No, per i tifosi, erano abituati. Però è ritornato l'entusiasmo. Sono cose che capitano, insomma, nel calcio non è la prima volta che capita, insomma, sono successe delle cose, insomma, anche più gravi di queste, insomma, quindi. Assolutamente. Un attimo, ci fermiamo perché abbiamo l'aggiornamento della partita Crotone Regina, al 31esimo palo del Crotone tiro raso terra di Crisetig. Leggiamo ora, Rocco, quelle che sono le squadre con le quali voi andrete a giocare. Sì. Ci ritornano partite che l'anno scorso c'erano. Praticamente la seconda categoria dove giocherà il Futsal Merito sarà composta anche dal Cinque Frondi, dal Marines, Omainz, Motta San Giovanni, quindi già ecco il primo derby. Abbiamo la Propellaro, quindi 1921, che ritorna, la Ravagnese GB di Mister Scevola, quindi queste tre squadre dopo il grande campionato che hanno fatto l'anno scorso c'era stata la vittoria del Ravagnese e la Propellaro aveva perso contro voi, però era un peccato non avervi tutte e tre squadre quest'anno in seconda categoria. Esatto. Abbiamo il Real Altopiano e quindi un altro derby, perché il Real Altopiano fino all'anno scorso, sappiamo, quest'anno, l'anno scorso giocava sempre a Melito, il Real Catona, quindi andiamo a Reggio, il Real Melicucco, il Salice 2004, San Gaetano Catanoso, il Val Gallico e la Vallata Sant'Agata, quindi tranne 3-4 squadre, se un girone quasi del tutto reggino, e quindi i derby non mancheranno. I derby fioccheranno. Quindi anche se è una seconda categoria, sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Ci sarà molto interesse, insomma, attorno a questa categoria, perché insomma molte squadre si sono ridimensionate, insomma, per ovvi motivi. È un anno di crisi anche. Insomma, ecco. E poi l'anno scorso ricordiamo anche il grande pubblico che c'era quando c'è stato il derby col Bagalati. L'anno scorso, sì, esatto, l'anno scorso col Bagalati, insomma, abbiamo avuto delle bellissime partite, la finale stessa dei playoff è stata, insomma, qualcosa di meraviglioso dal punto di vista del pubblico, insomma. Partite tutte e due molto fisiche, ma corrette. Molto quindi. Fisiche, sì, partite corrette, diciamo che abbiamo tutto il campionato, l'anno scorso i nostri ragazzi si sono comportati in maniera esemplare, insomma, abbiamo sempre giocato a calcio, abbiamo sempre tenuto presente che giochiamo per divertirci e quindi insomma il calcio è uno sport e come tale deve essere vissuto, insomma, ecco, tutto qua. E poi tutto viene aiutato anche dalla presenza di uno stadio come il Saverio Spinella in erba sintetica con una tribuna coperta, quindi questo aiuta non soltanto voi del Futsal Merito Calcio 11 ma anche tutte quelle società che giocano a Merito anche a livello giovanile. Certamente, abbiamo una struttura degna di nota che cerchiamo nel limite del possibile di mantenere in maniera adeguata. Che campionato vi aspettate quest'anno? Perché salendo in categoria le difficoltà aumentano, c'è maggiore competitività. Ma guarda, lo spirito che ci fa andare avanti è sempre uguale, sempre lo stesso, noi giochiamo per divertirci, giocheremo alla giornata, non facciamo programmi e non abbiamo, diciamo, grandi obiettivi. Noi molto umilmente continueremo a giocare come abbiamo fatto l'anno scorso,
non ti nego che ci siamo un attimino rafforzati anche noi come squadra, ma sempre con ragazzi di merito, molto validi, molti dei quali sono juniores praticamente, quindi sono dei ragazzi del 94, 95 e 96 pure addirittura, che sicuramente faranno qualche partita. Vediamo quello che uscirà fuori. Sicuramente il campionato è molto agguerrito, mi sembra che siano intorno alle 13 squadre se non vado errato. Sì, le avevo contate prima, sono al momento 3, 6, 3, 9, 12, ma sicuramente 12, ci sarà qualche squadra, ecco, 12 o 13 squadre, fra cui sicuramente quelle che hai citato tu, c'è il Pellaro, c'è il GB, Agnese, GB parlano un gran bene che si è ulteriormente rafforzato, poi c'è il la Vallata Sant'Agata che l'anno scorso giocava Gaetano Catanoso, che è una bella, il Valcalico che l'anno scorso ha condotto il campionato per molto, quindi tempo, quindi noi sappiamo la nostra forza, però insomma la forza dell'avversario non la conosciamo, vediamo andando avanti quello che succederà. Insomma, l'importante è sempre confermato i due mister Malaspina e Tripodi, che salutiamo a pieno titolo. Sì, certamente, un saluto a entrambi, un saluto a entrambi, un in bocca al lupo per questa stagione che, come abbiamo detto, vedrà il Futsal Merito anche ai nastri di partenza della juniores nel girone molto tosto, con squadre anche di eccellenza. Infatti abbiamo il Bocale Calcio, Borgo Grecanico, che è una società appena nata del presidente Villari, Branca Leone, dove c'è il mister della squadra superiore, una vecchia conoscenza che speriamo di avere, come Pippo Lafage, che ha allenato molti anni a Merito, e salutiamo Pippo Lafage. Il Gallico Catone, quindi squadre tutte di promozione eccellenza, Reggio Mediterranea, la Vallata Sant'Agata, la Villese Calcio e appunto il Futsal Merito. Quindi Futsal Merito, squadra di seconda categoria che va a confrontarsi con realtà molto, non blasonate, perché il Merito, ricordiamo, è sempre blasonato, ha una grande esperienza e una grande storia alle spalle, ma con squadre le cui prime squadre lottano tra l'eccellenza e la promozione. Noi siamo una società nuova, da appena un anno insomma trascorso abbiamo fatto il nostro primo campionato, già siamo al secondo anno, abbiamo da quest'anno deciso di fare juniores, abbiamo sempre con ragazzi del posto, con provenienza scuola calcio, calcistica Spinella in particolare, vediamo quello che uscirà fuori. Sicuramente i nostri ragazzi ci daranno delle grandi soddisfazioni. E lo speriamo per voi. Ci fermiamo un attimo per leggere un SMS che è arrivato, complimenti per la trasmissione, ma parlerete anche di altri sport oltre il rugby, come avevo detto prima? Cristina, vuoi rispondere tu? Sì, parleremo anche di altri sport, come annunciato anche la scorsa puntata, e parleremo anche di pugilato. Infatti continuano i preparativi per i campionati regionali di pugilato che si terranno appunto a Reggio Calabria, organizzati dal team Amaranto Box RC Shanti Vibo in collaborazione con il promoter Carmelo Regolo, con la palestra Tecno Fitness e con il ristorante Naus, con l'ASI e il supporto della FPI. La manifestazione è programmata per i giorni 12 e 13 ottobre presso la palestra Tecno Fitness ubicata a Reggio Calabria nel viale Aldo Moro, con inizio alle ore 16:30. L'evento inizierà con le semifinali, che si svolgeranno il giorno 12 ottobre, mentre il giorno successivo, domenica 13, ci saranno i match di campionato che sono in programma, con combattimenti fuori torneo, e vedranno impegnati ben 12 pugili reggini, unitamente a pugili di altre società provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia. Sono previste inoltre molte novità ed incontri, di cui daremo riscontro nella prossima puntata di Intacalabria Sport. Ecco Cristina, se no vuoi parlo solo io. Mi è venuto questo breve break, ritorniamo a parlare con Rocco, perché se no si collega se ti parlare soltanto di calcio a 11. No, e il nostro obiettivo è quello di parlare di tutti gli sport sempre nei limiti del possibile. E Rocco, abbiamo iniziato la tua intervista parlando del Futsal Merito non soltanto come calcio 11, come grande società che racchiude più sport. Cosa hai da dire in merito a questo? Ma guarda, Merito, come gli altri paesi, insomma, è una cittadina dove lo sport aiuta i giovani a toglierli dalla strada, insomma, a dare degli stimoli, a farli crescere anche dal punto di vista personale, quindi non solo sportivo.
Noi abbiamo aderito al futsal calcio a 5 proprio con lo spirito di creare una sorta di polisportiva dove che vada ad abbracciare non solo il calcio a 11, non solo il calcio a 5, ma anche altri sport. Vediamo nel corso del tempo quello che uscirà fuori. Diciamo che le premesse fino ad oggi sono buone, quindi insomma è un progetto che sta crescendo lentamente, ma insomma i primi frutti si vedono già da quest'anno. Siamo riusciti a creare il gruppo Juniores, insomma scusate, e quindi niente, il progetto è più o meno questo, insomma. Anche avete fatto questa partnership con la calcistica Spinella? Certamente, il presidente anche questo, va da là. Anche questo fa parte del progetto, quindi se tu badi bene un attimino, insomma già siamo tre strutture che agiscono all'unisono e quindi che creano momenti di sport all'interno del nostro paese, insomma. Sì, quindi è una cosa molto importante, quindi fare lo sport dai livelli più bassi per poi salire, sperando che qualcuno segua le orme di grandi campioni medio, come ricordiamo Fabio Caserta che gioca nella Juve Stabia, ma come è stato Ciccio Marra tanti altri. Questa è la speranza che abbiamo tutti, però l'interesse primario che ci spinge ad andare avanti è quello di creare degli uomini, di creare delle persone che hanno una loro struttura dal punto di vista personale e non solo sportivo, insomma. Ecco, poi ben venga se riescono a diventare dei campioni nello sport, insomma. Ok, interrompo un attimo Rocco, facciamo poi le ultime battute prima di andare in pausa. Al 40esimo si è sbloccato il risultato tra Crotone e Regina, che ricordiamo potete sempre seguire in diretta su www.untacalabria.it. Il Crotone è passato in vantaggio al 40esimo, sul sviluppi di un calcio d'angolo segna Isaac. Quindi Crotone 1, Regina 0. E per la regina, notizia, insomma, per i regini, sì, per i crotonesi che sono nella parte sinistra della classifica, è una notizia altrettanto positiva. Un'ultima battuta a Rocco prima di fermarci: cosa hai da dire alle persone che dovranno seguire, vorranno seguire il Futsal Merito nell'attesa della nuova stagione che inizierà a fine mese? Invito tutti gli sportivi, tutti i tifosi, insomma, a venire al campo a sostenere questa squadra che, torno a ripetere, ribadisco, è composta essenzialmente, anzi tutti, dico tutti i ragazzi del posto, quindi insomma dare il proprio sostegno a questi ragazzi che portano il nome di Melito dal punto di vista sportivo e calcistico al di fuori delle nostre mura, insomma, ecco. Ok Rocco, noi andiamo ora in pausa, ti ringraziamo per essere venuto qui con noi, Rocco De Pietro, presidente del Futsal Merito Calcio a 11. Ci lasciamo sul risultato di 1-0 del Crotone sulla Regina. Saluto momentaneamente anche Cristina, perché ora dopo il break ci sarà una novità, ci ritorna il buon Ivano con un altro ospite e poi Cristina non è che se ne va, non vi preoccupate, ritornerà dopo la seconda pausa. Ecco, voi anche se non sei in video puoi salutarli, ricordandoli che per interagire con noi non lo stanno facendo molto, dobbiamo sgridare i nostri radio. Ricordiamo i numeri 349 12 94 525 o 0965 78 1502. Ok, noi ci fermiamo qui per la pausa musicale, ringraziamo nuovamente Rocco De Pietro e dimenticavo, per chi volesse seguire la replica su Telemelito, sarà in diretta domani sera a partire dalle ore 21 e poi verrà messa anche in online sul nostro sito www.calabria.it e radiostudio 95.it. Ci fermiamo quindi per un breve stacco musicale e ci ritorneremo qui con noi sempre con Tacalabria Sport. Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente.
Vaticano che vi fa l'inchino. Siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino. Siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi. Siamo le ragazze nella sala degli specchi. Siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio. Siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Sotto libro paga, siamo le riunioni qui nel retro di bottega. Siamo le figure dietro le figure. Siamo la vergogna che fingiamo di provare. Siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio. Siamo la vittoria della tradizione. Siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo la freddezza che non ha paura. Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori. Siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo il sale della terra. Siamo sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Quindi in studio con Da Calabria Sport. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, siamo dagli studi di Telemelito, canale 632 del digitale terrestre, su www.untacalabria.it, su radiostudio 95.it, su stretto web, su gerasport.com e su Passaporto per l'Europa. Ci siamo lasciati temporaneamente con ringraziamo il presidente del Futsal Merito Calcio 11, Rocco De Pietro, che è stato il nostro ospite. Abbiamo parlato quindi del campionato di seconda categoria e del campionato junior che a breve inizierà. Devo fare un attimo un excursus su quello che è la partita a Crotone Regina, terminata 1-0 grazie al live che potete seguire su www.untacalabria.it, grazie al nostro amico e collaboratore Francesco Guarnaccia, che saluto. Il risultato è finito 1-0 per il Crotone sulla Regina. Ricordiamo il gol al 40° di Isaac. Potete interagire con noi anche tramite la nostra fanpage intacalabria.it, su Twitter o tramite l'hashtag Intacalabria Sport. O anche, e fatelo, vi raccomando, via SMS al 349 12 94 525 o telefonando allo 0965 78 15 02. Un'ultima cosa prima di presentarvi le persone che continueranno con noi per altri minuti, per poi far ritornare Maria Cristina Condello, che temporaneamente l'ho fatta riposare perché stare al mio fianco non è una cosa tanto bella, ridiamo anche di questo. Ricordiamo
appunto quello che andremo a fare. Mi sono dimenticato di quello che stavo dicendo, però presento il mio, quello che ho considerato valletto, che si trova alla mia sinistra, Ivano Verducci, che torna con noi dopo la pausa estiva, dopo le prime puntate di Intacalabria. Ivano Verducci, buonasera, come va? Buonasera, bene, benissimo. Tutto a posto. Magari qualcuno potrebbe scrivere Ivano che è meglio Cristino che Ivano. Cioè. Ah certo, sicuramente. Su questo non c'è dubbio, Francesco. Ti volevo dire che hai detto che è finita 1-0 la Regina, ma è il primo tempo, ti voglio dire. Il primo tempo l'avevo ripetuto più volte. Non fare spaventare i miei amici tifosi della Regina. Ecco, ricordate Ivano cosa stavo per dire. Inizio già ad avere dei problemi di memoria. La trasmissione verrà riprodotta in diretta su Telemerito, canale 632, domani sera a partire dalle ore 21, e salutiamo per questo il padrone di casa che ci saluta appunto dagli studi, Bruno Taverna, e anche faccio altri saluti, se no poi sono botte, praticamente a Nino Panzera, direttore editoriale di Intacalabria.it, a Daniele Zindato e naturalmente a Francesco Guarnaccia, che ricordiamo sta facendo il live di Crotone Regina. Ivano, cosa hai da dirci questa settimana? Francesco, io partirei con dare dei risultati di calcio. Oggi vorrei parlare dei campionati di eccellenza, di promozione e di prima categoria. Direi di partire con i risultati di eccellenza, che sono Corigliano-Schiavonea contro Isola Caporizzuto 0-2, Gallico-Catona-Castrovillari 1-1, Guardavalle-Acri 3-1, Nausica-Sambiase 1-3, Roccella-Bocale 4-1, San Lucido-Audace è stata rinviata, Sersale-Palmese 2-0 e Taurianovese-Paolana 4-0. La classifica si delinea con l'Isola Caporizzuto che ha fatto 4 vittorie ed un solo pareggio, e poi inseguono Sambiase-Guardavalle e anche la matricola Catona, che ha quest'anno, c'è la novità, che ha fatto la fusione insieme al Gallico. Ultima in classifica, Nausica, però in settimana questa classifica verrà sicuramente modificata, perché ci sono in ballo alcuni ricorsi da parte del Nausica, quindi in merito a delle situazioni irregolari, posizioni irregolari di alcuni giocatori delle squadre appena affrontate, quindi sicuramente ci saranno novità. Passiamo promozione, girone B. La promozione, il girone B, Benestar Natilese, Marina di Gioiosa 0-0, Bianco Villese 1-0, Soriano vince a Delianova 1-0, poi c'è il 2-0 del Polistena contro la Bagnarese, il pareggio di Brancaleone contro Reggio Mediterranea, il Brancaleone era fuori casa, Siderno Rizziconi 1-1 e Filogasso Tauriana vince la squadra ospite per 2-1. Che è anche la prima in classifica insieme al Bianco, mentre in bassa classifica troviamo la Villese, che forse si trova in questa situazione per dei problemi che ha avuto in estate. Ed entriamo ora nel clou, prima di presentare il nostro ospite. Sappiamo che i suoi giocatori e tutto il suo entourage lo stanno aspettando come il pane. Però un attimo, presentiamo quella che è la prima categoria, girone D, e poi sveliamo l'identità di quello che ho appena considerato Mister X, e capiremo anche perché. Sì, in prima categoria vi sono le vittorie in casa di Cittanovese contro la Laureana, poi del Caolonia contro il Palizzi 2-0, del Greffamo Sorrofa contro Villa San Giuseppe per 3-1, e poi ci sono i pareggi di Real contro Aurora Reggio 3-3, una partita bellissima. Poi c'è anche il pareggio della Campese contro il San Ferdinando, cioè la vittoria del San Ferdinando contro la Campese, e il pareggio del Condofuri contro il Santa Cristina per 1-1. Classifica? La classifica vede primeggiare l'Aurora Reggio insieme al Greffamo Sorrofa, quindi due regine in testa alla classifica, mentre chiudono la classifica Laureanese, Palizzi e la Nuova Rosarnese con 0. Ecco, dopo aver elencato quelli che sono i risultati di eccellenza, promozione girone B e prima categoria girone A, presentiamo il nostro ospite Mister X, e poi diremo anche perché mi sono permesso, Demetrio Brancati, mister del Condofuri, che purtroppo non sta giocando a Palizzi. Buonasera mister Brancati. Sì, buonasera. Abbiamo detto scherzosamente Mister X, perché tre partite, tre pareggi e tutte e tre per 1-1.
quindi ci vuole fortuna o sfortuna. Potevamo solamente raccogliere qualche punto in più nelle prime tre giornate, però sono arrivati solamente tre pareggi, per adesso ci accontentiamo. Che Condofuri, ricordiamo, si ritrova in prima categoria dopo un'ottima annata in seconda categoria, dove sono giunti anche i playoff. Tu eri anche il titolo del tour, naturalmente, eri anche il mister in seconda categoria. In queste prime tre partite, che differenza hai notato tra le due categorie? Sicuramente in prima categoria troviamo qualche squadra più organizzata dal punto di vista difensivo, sicuramente ci sono giocatori di maggiore esperienza rispetto alla seconda categoria. Noi cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, anche se non potendo giocare le prime partite sul nostro campo di Condofuri è tutto più problematico per noi. Mi manca soprattutto quello che il pubblico che vi assisteva e vi incitava. Esattamente, noi avevamo molti spettatori che seguivano la squadra a Condofuri, adesso per problemi, perché stanno ristrutturando il nostro campo sportivo a Condofuri, stiamo giocando a Palizzi. Non è la stessa cosa, perché non tutti ci possono seguire. Quindi mi manca quello che è il calore del pubblico. Quali sono, diciamo, i tempi tecnici per rivedere il Condofuri di nuovo allo stadio comunale di Condofuri Marina? Il sindaco Salvatore Mafrici ci ha rassicurato che entro l'inizio del nuovo anno sarà disponibile il nostro terreno di gioco. Noi confidiamo su quello che ci ha detto l'amministrazione comunale, sia da parte del sindaco che l'assessore dello sport e Trapani, ci hanno dato tutte le rassicurazioni che massimo per l'inizio del nuovo anno potremo tornare a giocare a Condofuri. Quindi è un augurio anche che Tagalabbia Sport fa a voi, appunto, di rivedervi nuovamente sul vostro campo. Voi fino a questo momento avete giocato tre partite, due in casa, diciamo tre in casa, perché c'è stato il derby con il Palizzi dove vincevate e negli ultimi minuti è arrivato un pareggio. Sì, siamo stati raggiunti nel tempo del recupero praticamente, siamo rimasti in 10 dall'inizio della ripresa, ci siamo difesi. L'espulsione di Favasuli, se non ricordo. L'espulsione di Favasuli per doppia munizione. Ci siamo difesi fino al 90esimo, da un calcio d'angolo è scaturito il pareggio del Palizzi. Condofuri che aveva in estate, ricordo quando ci eravamo visti, il problema dell'attaccante, è riuscito a risolverlo? Sì, abbiamo preso a Scordo un attaccante sicuramente di categoria superiore, che ha giocato parecchi anni sia in promozione che in eccellenza. Anche nella Melitese di un paio di anni fa. Difatti riesce a fare anche reparto da solo, difatti è un ottimo innesto per la nostra squadra. Leggo un attimo un sms che ci è arrivato: che bello rivedere Ivano in studio, ci sei mancato, i tuoi fans melitesi. Ivano, non stanno dicendo che sono fans donna o fans uomo, quindi io inizierei a fare, perché tu però ti sei mandato il messaggio da solo, quindi continuando. Mister Brancati, il Condofuri che modulo adotta? Noi giochiamo con il 4-4-2, che secondo me è lo schieramento migliore che possiamo mantenere, perché abbiamo ottimi giocatori sugli esterni che cercheremo di sfruttare di domenica in domenica. Quali sono questi giocatori per chi non conosce il Condofuri? Modaffari Lorenzo, che sicuramente è un ottimo esterno, che lo scorso anno ha realizzato 8-10 gol, e il nuovo fuori quota Russo per adesso stanno giocando, però ci sono anche altri elementi che come Zoccali, poi abbiamo un ottimo fuori quota come Lucera Moreno del 94, uno dei migliori fuori quota che c'è in prima categoria. In estate, scherzando col presidente del Condofuri, si era detto: se la squadra non va bene le prime giornate, suoneriamo il mister. Che dopo tre punti in tre giornate, il mister, il presidente Iaria, sicuramente ci saremmo aspettati di più. Che salutiamo, naturalmente. Sì, certamente salutiamo il presidente che ci sta seguendo. Sicuramente ci saremmo aspettati, anche io mi sarei aspettato qualche punto in più. Purtroppo sono arrivati solamente questi tre pareggi. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ancora non abbiamo subito nessuna sconfitta. Qual è la squadra che a tuo avviso diciamo, è ben attrezzata per quello che hai visto e comunque quello che hai sentito, è ben attrezzata per la vittoria del campionato, anche se siamo ancora alla terza giornata, però? Secondo me la squadra più forte è l'Aurora Reggio, guidata da mister Minniti, con il quale hanno 4-5 giocatori che sono nettamente superiori di questa categoria dove stanno giocando, che sono Postorino, Ivari Vazzana, Crucitti, lo stesso capitano Ferre. Sicuramente sono giocatori di livello e secondo me lotteranno fino alla fine nuovamente per vincere un altro campionato, per vincere quello di terza e di seconda categoria. Ok, ci fermiamo un attimo, non con la pausa ma con te. Ricordiamo che siamo nell'intervallo della partita Crotone Regina, è terminata 1-0, gol al 40esimo del Crotone di Isaac.
sempre in diretta live sul nostro sito www.calabria.it. Questa trasmissione la potete rivedere su Telemerito domani sera, martedì, alle ore 21, sempre su Telemerito, canale 632 del digitale terrestre, e anche sul video, che poi verrà inserito su Calabria.it e anche sui siti partner. Ivano, ora sembra che parlo sempre io, ormai questo qua me lo dicono, perché quando inizio a parlare non riesco in qualsiasi modo a fermarmi. Ivano, che domande hai da fare a mister Brancati? No, ti passo il microfono, diciamo, anche sì, se... con il mister Brancati ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo fatto tanti video con Tacalabria, con il Condofuri, quindi conosco il suo gioco, eppure quest'anno, ecco, ancora non siamo andati a fare ancora un video a Condofuri, però vorrei chiedere dovresti andare a Palizzi, esatto, dovrei andare a Palizzi. Il portiere Minniti è un veterano, ecco, puntate anche su questi che possono fare spogliatoio. Certamente Minniti, oltre a essere un grande portiere, è sicuramente un grande uomo, fa molto spogliatoio nella nostra squadra, è quello che dà i consigli ai ragazzi più giovani, essendo la nostra una squadra in cui giocano molti ragazzi over 90. E poi volevo chiederle, tra Africo e Palizzi e poi l'altra squadra che è dalle parti, diciamo, di Condofuri, come la Bianchese, qual è quella che secondo voi è il derby, ecco, il vostro derby qual è? Il derby è sicuramente quello che abbiamo giocato col Palizzi, essendo quelli più vicini, e quest'anno stiamo giocando anche nello stesso campo, per quello ci è dispiaciuto doppiamente essere stati raggiunti proprio ai titoli di coda della partita. Ai titoli di coda, certo. Mister, ma pensa che con il passare del tempo la vostra squadra debba scendere sul mercato, ecco, per... No, noi... Che vanno... poi, scusa, ti interrompo, debba scendere sul mercato, sembra che uno esce, va al mercato e trova i giocatori, dai, scherziamo anche questo. No, noi vanno bene i giocatori che abbiamo una rosa abbastanza vasta, composta già da 28 elementi, forse un po' troppi per la squadra che abbiamo, quindi vanno bene questo qua che abbiamo per adesso, e quindi non andremo a rinforzarci ulteriormente sul mercato. Magari qualcuno in uscita, sì, è a libro paga del presidente, quindi. Probabilmente qualcuno in uscita lì colpisce il discorso dell'età, forse, di tutte queste cose da vedere, gli anni di 94-95, quindi gli anni, però diciamo l'area greganica ha sempre sfornato grandi giocatori, sì, partono bene, poi magari qualcuno si perde con l'età, sì. Però sono vanno bene. Leggo un attimo un sms che mi è arrivato a sfottò, se possiamo usare questo termine in diretta. Francesco, questa sera una maglia bellissima con lo smile, proprio hanno messo lo smile, complimenti per il programma Giulia. Quindi ecco, la mia maglietta finalmente ha sortito gli effetti sperati. Ricordiamo appunto che si può sempre interagire via sms al 349 12 94 525 o telefonando allo 0965 78 15 02. Ricordiamo anche dove siamo in diretta su www.untacalabria.it, su radiostudio 95.it, su Telemerito canale 632, che entro fine anno, come dice il buon Taverna, arriverà anche a Reggio Calabria e non solo, quindi là ci sarà poi da divertirsi veramente più di quanto ci stiamo già divertendo, e anche sui siti partner Gioia Sport e Passaporto per l'Europa. Ricordiamo, il Passaporto per l'Europa è un'associazione che prevede dalle tante cose anche un campionato di calcio a 5 giunto alla quinta edizione, e questa sera c'è stato il calcio d'inizio di questa competizione, e ripeto quindi sempre questa parola, che prevede ben 23 squadre che si contenderà divisa in due categorie, prima divisione e seconda divisione, e la vincente è la prima divisione e avrà il soggiorno pagato alle finali nazionali UISP, appunto, che è l'ente di promozione sportiva che, diciamo, cura anche questa manifestazione insieme all'associazione per Passaporto per l'Europa, e che fornisce, se così si può utilizzare questo termine, gli arbitri al torneo.
ritornando con noi, appunto, anche Stretto Web. Inoltre potete sempre contattarci tramite la nostra fanpage su Facebook, intacalabria.it, ed eravamo anche seguiti, siamo seguiti su Twitter, e stiamo facendo anche contemporaneamente il live di Crotone e Regina, posticipo del campionato di Serie B, terminato sul risultato di 1-0, gol al 40esimo di Sac, e le squadre sono ritornate in campo. C'è stato qualche cambio, Ivano? No, il cambio ancora non c'è stato, però si stanno riscaldando Cocco e Gerardi, quindi per la Regina e Bernardeschi per il Crotone. Sì. Cioè, puntuale il nostro Francesco Guarnaccia, sempre ad aggiornare questo live, che ahimè noi ci termineremo la trasmissione tra poco alle 22, però continuerà fino al termine della partita. Spesso ha fatto questo Azzori, ha pensato sempre di giocare poi alla fine con quattro attaccanti, ma... e forse la fortuna riesce. Ma non è il 4-4-2 come mister Brancati, c'è una sintonia tra i due mister o no? Vedendo i risultati della Regina spererei proprio di no. Ma anche Azzori è molto propenso al pareggio, però la sconfitta, speriamo che quando pure arriverà sempre più in là. Più in là possibile, sì. Ora domenica dove andrete a giocare, mister? Domenica andremo a giocare ad Antonimina. Bella, un'altra bella partita. Antonimina che, se non sbaglio, ha fatto il risultato in casa dell'Africo. Esattamente, sì. Noi speriamo domenica di poter raggiungere finalmente la prima vittoria tanto agognata in prima categoria. Se ci saranno assenti? Sì, ci saranno due giocatori per squalifica che domenica sono stati espulsi, e quindi procederemo. Sono Nucera Moreno e Spanò Domenico. Così sanno che devono stare più attenti, se non verranno detti in trasmissione. Ma ci sarà il ritorno di Favasuli, che per noi è un giocatore fondamentale per il nostro tipo di gioco. Quindi attacco Favasuli scordo. Quindi sì, mister, sì. Brancati va diretto verso la meta. Dovremo cercare di raggiungere la vittoria, se ce la faremo. Cosa dice un mister dopo un inizio così? Cioè, quando va a parlare con i propri giocatori, voi ritornerete a allenarvi domani sera? Sì, domani sera, sì. Quali saranno, diciamo, le prime parole che il mister, quelle sì, che si possono dire magari, perché magari c'erano quei mister focosi che poi ne dicono di cotte e di crude. No, sicuramente dovremmo analizzare bene la partita, perché domenica non abbiamo disputato una buona gara. È vero che giocavamo a Palizia, ma eravamo sempre noi che giocavamo in casa, dovevamo cercare di raggiungere la vittoria che purtroppo non è arrivata. E anche per le troppe espulsioni che stiamo prendendo, già nelle prime tre giornate abbiamo preso 4 espulsioni, quindi premio disciplina lontano, premio disciplina lontanissimo, direi. Vabbè, se si guarda dal basso verso l'alto, magari forse così potremo raggiungerlo. Ivano, la domanda potrebbe essere pure: quando la prima vittoria o la prima sconfitta? Come abbiamo detto prima, noi speriamo già domenica di poter raggiungere la vittoria con l'Antonimina. Ma se non arriva, basta un pareggio. Meglio della sconfitta sicuramente, anche se con i pareggi non è che si va molto lontano. Però si mantiene magari il titolo di Mister X. Esattamente, sì. Ringraziamo salve il posto. Sì, perché il mister è sempre sulla creativola, come ha detto il presidente Iaria: se non vinci ti cacci. Esattamente. Che cosa molto importante, appunto, che hanno dato questa sintonia anche fuori dal campo tra il mister e il presidente, quindi una cosa che aiuta anche a crescere. Sì, è sempre presente sia durante gli allenamenti, soprattutto la domenica, e ci fa sentire il suo sostegno. Magari più là l'avremo anche in studio quando arriveranno le vittorie, però. Speriamo il prima possibile. Che se arrivano le sconfitte non vedremo neanche il mister. Quindi. Ecco, quello è più probabile. Ivano, forse è ancora presto per la prima categoria per fare cioè per vedere un po' come può andare avanti il campionato, però dobbiamo aspettare, penso, a Natale per dire chi può aspirare alla promozione e chi invece deve lottare nei bassi fondi. Come ho detto prima, l'Aurora Reggio è la squadra secondo me più attrezzata per il salto di categoria. Sulla carta dovrebbe essere anche il San Giuseppe, che ha fatto numerosi acquisti da giocatori di promozione d'eccellenza, anche se sono partiti fortissimo. Abbiamo giocato la prima giornata contro di loro, sono sicuramente una buona squadra che ancora si devono amalgamare un pochettino, perché ci sono numerosi innesti. Mentre, visto che avete giocato contro il Palizzi, volevo chiederle, secondo lei, com'è questa squadra, che è anche della nostra zona, quindi dobbiamo considerarla, cioè sicuramente verrà qualcuno più in là in trasmissione. Auguro le migliori fortune sicuramente alla squadra del presidente Minniti, con il quale ci hanno ospitato per poter giocare nel loro campo. Penso che dovranno lottare con noi fino all'ultima giornata per mantenere la categoria.
perché vedendoli affrontare la domenica passata contro di noi, penso che sia una squadra con la quale siamo più o meno alla stessa portata. Un'ultima cosa, non è che domani alla ripresa degli allenamenti, mentre magari il ministro, penso che il primo commento sarà: ragazzi, dobbiamo analizzare la partita, però dobbiamo analizzare l'intervista. Esattamente. Allora, c'è stato un altro aggiornamento sempre da Clone Regina, al 52esimo è entrato Cocco, quindi Azzorri come lo chiamano, sta per lanciarsi in attacco, entra Cocco ed esce dall'olio. Raddoppio del Crotone con Torromino, ecco, neanche ho parlato, quindi 53esimo, Crotone 2, Regina 0, e mi sa che questa sera per la Regina ci potrebbe essere, o ci sarà sicuramente, un cambio in panchina. Noi ringraziamo il mister Demetrio Brancati, mister del Condofuri, 3 punti in 3 partite, ottimo esordio per il Condofuri anche se non è arrivata la vittoria. Gli auguriamo le migliori fortune a lui, alla squadra, al presidente Iaria, sicuramente ci rivedremo tra qualche settimana con, speriamo, notizie positive. Hai qualcosa da aggiungere, mister, prima di salutarci? No, io vi ringrazio per la disponibilità e sperando che domenica di raggiungere la prima vittoria. Noi terremo sempre informati su quelli che sono i risultati del Condofuri, non solo. Ivano. Volevo chiedere un favore al mister Brancati, mi ricordo di chi l'ha, il vostro, come dire, la mascotta anche della squadra nonostante l'età, se è possibile poi a fine campionato fargli fare anche un minuto, perché è veramente un grande. Noi abbiamo già parlato anche con mister Chilà, se riusciamo a raggiungere la salvezza prima dell'ultima giornata sarà lui il nostro capitano nell'ultima partita della stagione. Ok, noi salutiamo quindi mister Brancati, leggiamo un altro sms: non è vero che la maglia è bella, ti prendono in giro, saluti al mister e a Ivano. Non si sono firmati, quindi non sappiamo i saluti da chi arrivano. Ricordiamo che siamo in diretta streaming su www.untacalabria.it, su Radio Studio 95, su Telemerito canale 632 e sui siti partner Passaporto per l'Europa, Stretto Web e gioiasport.com. noi ci fermiamo ancora per un altro break musicale, sarà l'ultimo, avremo in studio nuovamente Maria Cristina Condello insieme a Ivano, quindi facciamo il trio di qui davanti agli schermi, sperando di avere prima o poi anche Nino Panzera che ci segue dalla regia. Ricordiamo che potete sempre mettervi in contatto con noi inviando un sms al 349 12 94 525 o telefonando allo 0965 78 15 02. Ci lasciamo sul risultato di 2-0 del Crotone contro la Regina, Crotone che è stato vicino anche al terzo gol. Riprenderemo qui tra pochi istanti, sempre su Tacalabria Sport. Non vedi, sono qui. Basterebbe un solo passo per raggiungermi. Non è così lontano. Non tocco la tua mano da un'eternità e questa cosa non mi va. Come mai non hai parole per rispondere? Cosa fai? Ti fermi? Se adesso manchi tu, noi non saremo più come eravamo sempre. L'amore si fa in due, non posso essere io questa metà di niente. Non mi parli più, non ti sento più, non arrivi. Poi mi uccidi con la tua distanza e mi lasci senza appartenenza. La metà di niente. A cosa stai pensando? Mi dici come stai?
correndo, ma io resto qui e questa volta voglio illudermi. Come mai non hai più voglia di combattere? Cosa fai? Ti spegni. Se adesso manchi tu, noi non saremo più come eravamo sempre. L'amore si fa in due, non posso essere io questa metà di niente. Non mi parli più, non ti sento più, non arrivi. Poi mi uccidi con la tua distanza e mi lasci senza appartenenza, la metà di niente. Non mi parli più, non ti sento più, non arrivi. Non mi sfiori più, non sorridi più, ti nascondi. Cerchi più, io non ti trovo più, quando torni avvertimi. Se mi uccidi con la tua distanza e mi lasci senza appartenenza, la metà di niente. Ritorniamo in studio per l'ultimo break prima di terminare questa seconda puntata di Intacalabria Sport. Questa sera abbiamo fatto un'innovazione: chi entra, chi esce, soltanto io rimango, non so per la gioia di chi ci sta ascoltando e vedendo o no. Quindi abbiamo avuto in studio prima Rocco De Pietro, presidente del Futsal Merito Calcio A11, e pochi istanti fa se n'è andato, è stato con noi Demetrio Brancati del Condo Furi, ed adesso si è creato il trio di conduttori in attesa degli altri. Abbiamo alla mia destra, come ha detto prima, Cristina Condello, e alla mia sinistra Ivano Verducci, quindi c'è un giallo canarino al centro, con una donna per fortuna che ogni tanto abbellisce la puntata, e un uomo, Ivano, qua ognuno può avere pareri contrastanti. Cristina, ricordiamo dove siamo in diretta in questo istante. Sì, siamo su intacalabria.it, sul sito di Radio Studio 95, su gioiasport.com, sul sito Passaporto per l'Europa. Siamo in diretta sul canale 632 del digitale terrestre, su Telemerito. E inoltre le persone a casa possono interagire con noi tramite lo 0965 781502 o tramite il 349 1294 525. Le uscite di sicurezza sono a destra, in fondo, a sinistra. Scherziamo. C'è stato anche un boom di visite sul sito intacalabria.it per quanto riguarda lo streaming. Ringraziamo tutti coloro che ci seguono. E ricordiamo che per chi ci volesse vedere, per chi si è affezionato a noi, lo potrà fare domani sera alle ore 21, a partire dalle ore 21 su canale 632 Telemelito, o anche sul video che verrà proiettato sui vari siti che prima Cristina ha elencato. Quindi ci sarà l'opportunità di vedere la prima puntata e la seconda puntata di Intacalabria Sport. La prima, ricordiamo, è sempre online sul nostro sito www.intacalabria.it. Ivano, stiamo facendo lo streaming live, cioè il live di Crotone e Regina. Ci eravamo lasciati sul 2-0 e sulla prima sostituzione di Cocco, che era entrato al posto di Dall'Oglio nella Regina. Che novità ci sono? Ringraziamo, ripeto sempre, scusa, non ti faccio parlare, a Francesco Guarnaccia che sta facendo lo streaming per noi. Veramente bravo Francesco. La seconda sostituzione della Regina: entra Fischenaller, fuori Miguel Mazza. Fischenaller, un altro attaccante, Francesco. Quindi, però, gli attaccanti sono tanti, ma i gol non arrivano. Comunque, qualche azione: un tiro di testa di Cocco, sempre la Regina, un'altra azione con Fischenaller che crossa per Cocco, ma niente, la Regina non segna e la vedo dura per Azzori, per lo più. Non lo so Lillo Foti come farà il presidente. No, già era in bilico, quindi se stasera non vince mi sa che la Regina avrà un nuovo allenatore già da domani. E il Crotone, dopo tantissimi anni, mi pare che era dal 77 che non riusciva a battere la Regina,
Sicuramente ora non voglio essere, anzi speriamo che lo sia. Crotone che poi si trova nella parte sinistra della classifica del campionato di Serie B e dai in Torromino. Ogni anno il Crotone riesce a prendere giocatori dalle squadre, come aveva fatto una volta la Regina in Serie A, vedi Callon, sì. Pirlo, giocatori che sono delle squadre di Serie A, delle grandi squadre, riesce a svezzarli bene e gli riescono sempre questi giocatori. Sì, all'inizio sembrava... Ma anche un portiere forte... Sì, ma all'inizio, ripeto, la Regina sembrava una bella squadra, poi anche molto sfortunata, però non c'è per ora, non c'è quel qualcuno, ecco, che possa metterla dentro, come si suol dire. Ok, abbiamo dimenticato prima di dire col mister del Condofuri Brancati, che è una delle notizie più in vista oggi del nostro sito intacalabria.it, sono state le foto della partita Condofuri Santa Cristina che ci ha fornito il nostro amico Giuseppe Toscano, che salutiamo. Quindi Condofuri Santa Cristina erano venute circa, prima di partire qua, in almeno molte visite, non diciamo numeri, però sono state molto visitate, a dimostrazione appunto di come il Condofuri, nonostante abbia ottenuto soltanto, se così si può parlare, 3 pareggi, ha ottenuto appunto grandi risultati. Cristina, avevamo iniziato noi la trasmissione parlando anche di non solo di notizie che non riguardano soltanto lo sport, ma che riguardano anche altre attività collaterali, abbiamo detto non solo sport e non solo calcio. Cosa hai da dirci in merito? Sì, abbiamo parlato di rugby, abbiamo parlato di pugilato, parliamo anche di pallavolo. Infatti parliamo giusto della pallavolo 5 frondi, dove cambia qualcosa nel roster della pallavolo, e infatti ci sono dei problemi personali, hanno causato la rinuncia di Giuseppe Minnella, 18enne che era arrivato a 5 frondi da Roccella Ionica, per ricoprire il ruolo di secondo libero. Al suo posto, lo comunica la società 5 frondese, arriva Mattia Montesanti, 20 anni, proprietà Callipo Vibo, ultima stagione in Serie A1. Montesanti si affianca nel ruolo di libero a Luciano Azzarà ed ha già partecipato ai primi allenamenti insieme ai nuovi compagni. Inoltre voglio ricordare che domani si terrà l'ultima amichevole col Cosenza e sabato 12 ci sarà il quadrangolare interregionale. E oltre allo sport, abbiamo iniziato anche la trasmissione con due notizie molto importanti che riguardano l'aiuto verso le persone che hanno bisogno. Sì, vogliamo ricordare gli appuntamenti che si terranno il 12 e il 13 ottobre a Melito di Porto Salvo, e la mela di AISM, che lo stand sarà allestito presso il Corso Garibaldi vicino all'agenzia UNS. E poi l'altro appuntamento, un ciclamino per vincere la fibrosi cistica, sempre gli stessi giorni, durante il 12 e il 13 ottobre, presso Piazza Immacolata Concezione, oppure nella zona adiacente il Banco di Napoli, sempre sul Corso Garibaldi. È arrivato anche in live, diciamo, un altro aggiornamento sulla Regina. Sì, lo leggo io. Al 65esimo minuto, ennesimo angolo per la Regina che cerca di reagire, ma non riesce a impensierire il portiere Gomis, è quel nome del portiere che non ricordavo, Ivano, quando parlavamo appunto del portiere forte, che è un portiere di colore, che è il Crotone, che ha il Crotone, quindi un'altra delle scoperte fatte dal DS, se non sbaglio, Ursino. Cioè, mi vengono i nomi, a volte voglio sbagliare, metto se non sbaglio e magari si evita di sbagliare. Che fai, Ivano? Ci stai guardando mentre siamo in diretta, no? Ti piace vederti nello schermo, no? No, vabbè, lo schermo lo abbiamo anche di lato. Cercavo di aggiornare, perché non vedo l'ora che la Regina vada in gol, però non riesce a segnare, è una sofferenza, specialmente mi ricordo quando da bambino sognavamo la Serie A, ora che l'abbiamo raggiunta la Serie B ci sta stretta, e purtroppo mi sa che quest'anno dobbiamo lottare ancora per salvarci. C'è un cambio anche nel Crotone? Sì, per il Crotone esce Badui ed entra Bernardeschi. Ok, ora fermiamoci per questi ultimi minuti a non parlare più del Regina, perché ricordiamo, naturalmente i tifosi si staranno vedendo la partita in televisione, chi non lo può fare lo sta seguendo in streaming su tacalabria.it. E ragazzi, mancano ancora 4 minuti circa alla fine di questa trasmissione. Che sensazioni provate voi? Perché noi alla fine intervistiamo le persone, le facciamo in restudio, chiediamo di come è stata la settimana sportiva, gli chiediamo quale può essere la squadra più forte nel rispettivo campionato, quali sono le prospettive che hanno per la nuova stagione, però non abbiamo mai ancora, visto che siamo ancora alla seconda puntata,
Noi abbiamo mai chiesto appunto quali sono le sensazioni che abbiamo noi, quindi è come se facciamo un discorso da bar qui davanti ai microfoni, una cosa nuova, vedi come mi arrivano le idee con questa maglietta smile gialla, io senza freni, senza fermarvi, vi dico appunto quello che penso. Cristina e Ivano, che sensazioni avete su questa trasmissione, senza essere naturalmente autoreferenziali? Ivano, iniziamo da Ivano, dai, iniziamo dalla persona che ha qualche anno in più. No, sì, secondo me anche qualcuno in più di qualche anno. No, vabbè, secondo me questa trasmissione mancava, nel senso che non è solo una questione di risultati calcistici. L'altra volta avete parlato con la nuova società di basket, avremo a breve sicuramente la pallavolo o il... anche altri sport, visti anche altri sport che noi non diciamo, perché di volta in volta vogliamo dare spazio a tutti, quindi i tempi sono questi, una trasmissione una volta a settimana, quindi di volta in volta riusciamo a fare interagire le varie persone che ce lo chiedono e che noi abbiamo piacere di averli in studio. Sì, vorrei dire che nel nostro piccolo, secondo me, facciamo cultura, cultura sportiva, perché così facendo facciamo avvicinare allo sport le persone e li facciamo stare bene, ecco. Mi sono emozionato. Queste parole, cultura. È romantico. Secondo me sì. Cristina. Beh, per me è stata una sfida, perché comunque di calcio, comunque di sport in generale, io mi occupavo a livello giornalistico, però adesso sto cominciando tramite piccoli passi a maturare in questo settore. Adesso spero, comunque è stata anche una sfida con me stessa, perché inizialmente quando tu me l'hai proposto per me era una cosa impensabile. Oggi posso dirti che comunque più tempo passa e più mi appassiona, quindi comunque è una bella esperienza e magari inizierai anche tu a giocare. Sì, 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 sì. Sei convinto? No, speriamo tutti, ormai è stata una sfida, l'ho vinta. Fate avere qua davanti agli schermi, davanti a un microfono, in attesa vediamo. Che io me ne vada e tu rimanga piano, tu piano, a condurre, vediamo. Quindi... Sì. Una nota curiosa. Arriverà probabilmente quel giorno. Una nota curiosa, Francesco, l'altra volta per un SMS scherzoso mi pare che avevi letto, che diceva: non avete parlato del ping pong. Ebbene, tanti anni fa io... anche ero in una squadra di ping pong a Melito, avevamo la squadra in Serie D di ping pong, al salone parrocchiale ad Annà eravamo un bel gruppo, e quindi il ping pong, vedi lo dico, è sottovalutato, però comunque è un bel... c'è sempre bisogno di gente di esperienza, Ivano. Tu dici che è l'unico sport che avresti potuto fare? No, neanche, era troppo stancante, più uno sport da tavola. E in effetti mi ho fatto la battuta. Allora, siamo ai titoli di coda, ricordiamo appunto, vabbè, la regina diciamo dopo, perché comunque nel momento in cui noi chiuderemo, mi stanno cadendo le cuffie, nel momento in cui noi chiuderemo la trasmissione sarà ancora la partita, verrà giocata, quindi magari potrai sperare mentre chiuderemo dopo aver chiuso la trasmissione che la regina riesca almeno a fare un gol, il gol della bandiera. Allora, ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito per questa seconda serata di Intacalabria Sport, un appuntamento ricordiamo in esclusiva di www.intacalabria.it, di cui io sono il direttore e responsabile. Ora qua sono autoreferenziale, sì, sì. Abbiamo la caporedattrice Maria Cristina Condello, saluto il direttore editoriale Nino Panzera che ci segue dietro lo schermo, e Ivano Verducci, il nostro inviato dai campi con foto e soprattutto video. Salutiamo Francesco Guarnaccia che sta facendo lo streaming di Crotone e Regina, lo streaming live. Salutiamo Daniele Zindato che collabora con noi, tutti i nostri amici, Giuseppe Toscano, Jenny Pasquino che è una new entry in Tacalabria, tutte le persone che non ricordo, vi scuso per questo. Ricordiamo che eravamo in streaming su www.intacalabria.it, su radiostudio95.it, su Telemerito canale 632, il digitale terrestre, e anche in questo caso salutiamo ancora il padrone di casa Bruno Taverna che ci dà la possibilità di divertirci insieme a lui con questa trasmissione. Eravamo in diretta, mi manca, parlo sempre alla fine, come dice mia mamma, ho la gola asciutta. Eravamo in diretta su
gioiasport.com, strettoweb.com, su passaportoperleuropa.com. Ricordiamo, questa sera ha iniziato la quinta edizione, 23 squadre ai nastri di partenza. Tra qualche settimana, quando entrerà tutto nel vivo, avremo ospiti i ragazzi dell'associazione Passaporto per l'Europa. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito, salutiamo dicendo che salutate ragazzi, perché poi c'è l'aggiornamento finale. Ciao a tutti, buona serata, buona alla sera, prossima puntata. Buona puntata, e ci lasciamo con la partita Crotone Regina al 72esimo, azione personale di Fish Naller. Si vede che sei lingue. Per la Regina che salta tre uomini e tira, deviazione in angolo da parte della difesa del Crotone. Vi salutiamo ancora, ci rivediamo. Domani saremo in replica su Telemelito alle ore 21 in poi. Questo video sarà visibile tra poco, anche al massimo nei prossimi giorni, su tacalabria.it. saluto ancora a voi, tutte le persone che ci hanno seguito, grazie per la fiducia che state riponendo in noi, speriamo di non avervi deluso. Ci rivediamo lunedì prossimo sempre alle ore 20:30 dagli studi di Telemerito di Radio Studio 95. Buonanotte a tutti voi. Radio Studio 95, Tacalabria, e Telemerito Tacalabria Sport. Tutto sul calcio calabrese, news, approfondimenti e altro. Diretta radiofonica su Studio 95 e Telemerito, canale 632 del digitale terrestre.